read the day's newspaper. Well, it's not as far-fetched as it may seem. In fact, both local. Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno. Benvenuti in questo nuovo video. Sono esattamente le 8. Devo andare all'università, ma io sto morendo di sonno. Andiamo a preparare la colazione, va. Un altro problema della giornata è che ieri sera non ho messo a posto la cucina e adesso la devo fare. Ditemi se questo non è una porcata assurda. Guardate che spettacolo. Avrei dovuto, diciamo, smontare la lavatrice, stendere i panni che ho messo ieri sera, ma lo farò più tardi perché sono in ritardo per l'università. Apro soltanto la lavatrice così, non puzzano. Peppe, ti devi sbrigare, è tardi, che ne so. Sono meno 5, io ho lezione alle 9. E sono ancora in pigiama. Corro! Il problema principale di oggi, vorrei mettermi una camicia, ma non so che camicia mettermi. Qui sono diventato strapieno di magliette e le camicie non ne ho più, ma com'è sta storia? Camicia? Solo questa mi è rimasta. Vabbè, metterò questa qua. Che dite? Vi piace? È a quadratini ma non si vede in videocamera, qua si vede. Non sono per niente soddisfatto di come è iniziata oggi la giornata. Non perché è iniziato male, ma ora vi spiego perché. In pratica non sono soddisfatto di quello che ho fatto stamattina. Che mi sono svegliato leggermente in ritardo, che ieri sera stavo lavorando con un cliente fino all'una e mezza, alle due, quindi sono andato a dormire tardi. E mi sono svegliato anche leggermente un po' più tardi, che erano tipo le 8 o una cosa del genere. Quindi un'ora per fare colazione, prepararti, fare tutto non era possibile. E quindi di conseguenza ho lasciato un po' tutto in sospeso, perché avevo da fare la lavatrice, da stendere i panni di ieri sera e non l'ho fatto, lo farò quando torno. Dovevo fare il letto e non l'ho fatto. Mi sarei dovuto fare la barba e non l'ho fatta. Devo fare tante cosette. Ho lasciato sempre al solito un casino, come al solito mio, ma mi dovevo sbrigare. Che dovevo fare? Rapidamente ho preso le cose per, per lo spuntino che farò all'università. Quindi ho messo tutto in borsa, acqua, e stiamo andando. E poi sono tra le altre cose, sono in ritardo. E questo è il problema principale. Sono le 9.05. L'inizio inizia alle 9. Però per fortuna c'è quello che si chiama quarto d'ora accademico e la salvezza di tutti gli studenti. Che fate ragazze? Prendete il caffettino. Sì, però non te ne sai un video. Sì, ecco, si è messa in posa. Se lei tanto non ti vede bene perché sei contro luce. Pure tu prendi il caffè. Ma non dovete essere a lezione. Adesso scendiamo a lezione. Adesso siamo stati nel piano P1 per il caffè. Dico, qual è il programma di stamattina? Siamo medicina legale. Ah, questo sì. Sì. Tanto stavo morendo. Vabbè, abbiamo medicina legale, possiamo mandare. Riprendi l'ortopedico. Ecco l'ortopedico. Ma stai studiando Stefania? Ah no, su Facebook. No, dai, non mi. Dai, ma su Facebook ti pare, guardala. Quando chiacchieri con le tue amiche parli di mozzarella di bufala, salmone. Mamma mia. E io che mi facevo problemi ad arrivare tardi a lezione. Qua sono le, non si vede ma sono meno 10. E il prof non è ancora arrivato. Giusto, giustissimo. Alle 10 è arrivato il prof. Solo un'ora di ritardo. Io che mi facevo bordello per arrivare in orario all'università. Ma soprattutto in Italia è una componente che si occupa specificamente di genetica forense. Poi naturalmente che succede? Oh, ma si vede che sto morendo di sonno. Sì. Ciao, c'è PCPU dietro. Sì, no, c'è PCPU. Ti sto inquadrando. Le due promesse alla scienza alimentazione. Ma dove cavolo te le finite? Chiara Alia e Caterina in Corpora di Bologna. Di Bologna. Beh, io sono andato a prendermi un caffè perché mi sto addormentando in classe. Poi ci prendiamo un caffè, abbiamo fatto una lezione di medicina
legale e stiamo cercando di capire come non farci fregare una volta medici, perché poi praticamente la medicina si basa, ecco, ma viva, sei dilungante, si basa sull'evidenza sbagliata, cioè ormai voi appena avete un problema ci denunciate, quindi noi non possiamo fare più. Adesso non ci denunciate più, esatto, non denunciateci, anche se morite non importa. Tina, ti vuoi muovere a fare sto caffè? Che si prende la Kinder Delice, inquadrala quanto è grossa, inquadrala. Cia, hai qualcosa da dire a tuo discolpo con la Kinder Delice? Ma vogliamo rientrare a lezione? No? Boh. Facciamo spuntino in classe a lezione, Brisaola, e mando le spintalate. Comunque mi sono dimenticato di dirvi che era la lezione ancora di medicina legale. Abbiamo fatto pausa e io sto mangiando perché ho fame. Non ho fame che ho senza carboidrati. Alti concetti dal punto di vista del diritto, ma leggiamolo in questa frase nel suo messaggio. Comunque tutta la classe è tutta attenta, sicuro. Sì, sì, tutti attentissimi. Insomma. Rendiamo proficue le lezioni e facciamo ordini di integratori e cose varie. Questi corrieri non si sopportano. Cioè, partite una spedizione mercoledì. E guardate, martedì non hanno consegnato nulla e non c'è scritto niente. Oggi è mercoledì e non c'è niente. Voglio il mio pacco. L'amorosa è che mentre che registravo quella clip là, mi è suonato il telefono, il corriere che mi stava chiamando mi fa: dobbiamo consegnare un pacco. E gli ho risposto: fino a 5 secondi fa vi stavo mandando qualche salto. Un'altra lezione di medicina legale, ma è cambiato il professore. Questo è un avvocato, non ho ben capito. Vediamo cosa si spiegherà. Tanto continua a fare shopping su internet. Poi che tu ti organizzi con 10 lavoratori su 2 anni. Abbiamo finito le lezioni. Meno male che ho sbloccato il computer a Cristina, che mi ha aiutato nel supporto tecnico. E guarda, quando lei esce sotto la videocamera inizia a essere solare. Vabbè, andiamo a casa che ho fame. Ah, che bello quando torno a casa e trovo un bel regalino, un bel pacchetto, che in realtà non so cosa sia, quindi mo lo apriamo insieme e vediamo che cacchio è, perché non mi ricordo cosa mi hanno mandato e cosa ho comprato, forse me l'hanno regalato. Intanto la cosa di dietro pazza funziona. Mi è arrivato un pacco, non so che cosa sia, perché non mi ricordo chi me l'ha mandato. Dovete sapere, ragazzi, che a me su Instagram, per fare un po' di promozione, cose varie, mi mandano dei pacchi, ma molte volte la gente non mi scrive nemmeno che cosa mi hanno inviato e io non so che cos'è. Vado a prendere un coltello però. Ora, se è qualcosa che non potete vedere, di super personale, sexy, sto scherzando ovviamente, taglierò, ma non credo, non mi mandano cose strane, sarà però strano, non so manco chi è il mittente. Vediamo. Oh, e che cos'è questa roba? La bottiglia. Ma che? A refuel stance moderation moment. Ah, c'è una lettera, vediamo. Ciao Giuseppe, ecco la tua nuova Lembo MB Square personalizzate su accessori. Spero che ti piacerà. Bella giornata a te. A presto, Carolina. Oh, che bello! Mi hanno mandato la cosa, la lettera. Guardate, con la copertina. Ah, sì, mi ricordo. Adesso sì, devo fare un post su Instagram, glielo farò figo. E guardate che se mi hanno inviato. Eppure questa box per il mangiare, visto che sono fitness, ho andato alla cosa, ma l'apro e ve la faccio vedere. Bello, questo non so cos'è. Bello, dico, bello a tavolo. Le posate, cioè, ma questo è fighissimo per me che sono fitness e vado in giro a mangiare. Per portarla all'università. Bello, bellissimo. Allora, dunque, mi hanno inviato delle posate. Vi farò vedere poi tutto sopra qua. Delle posate, eccole, belle. Ah, comode, anche belle pesanti. Questa cosa qua che non so che cos'è. Ah, ecco, una bottiglia per l'acqua. È comoda anche. Certo, non è comodissima per me che mi bevo 2 litri d'acqua al giorno, però è ottima. Questi recipienti. Ah, le salse per l'olio, spettacolo. E ovviamente la cosa più figa di tutte è questa qua, che è la cosa con i cassettini, dove ci sono tutti i ripiani per mettere la roba da mangiare. Veramente molto molto bello. Grazie a Momento, vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione. Anche se non mi ricordavo, Monbento, che non dico cose strane. Bello, grazie ragazzi, grazie mille per avermi inviato questo prodotto. Oggi va così, un buon pranzetto di bieta con l'olio, grana padano e vitello, grassi a go-go. Salutate ragazzi, ciao, dici ciao. Purtroppo tocca tornare all'università. Il problema di quando ho lezione, ma è sempre stato così in tutta la mia vita, che io non ho mai mangiato a mensa, per un semplice motivo, perché a me non piace. C'è anche molto economica, perché alla fine 3 euro un pasto completo è veramente molto economico. Però è un qualcosa che a me non piace fare, non piace mangiare, e di conseguenza preferisco tornare a casa e cucinarmi le mie cose. Maggior ragione adesso che comunque ho una dieta dove mi posso sì gestire quello che mangio, ma peso tutto. Mi piace pesare per essere certo di quello che sto mangiando nelle quantità giuste e corrette. Ora, capite bene che è una
lezione finisce normalmente intorno all'una e ricominciano sempre alle due. Però io, per una questione di mia forma mentis, cerco di essere il prima possibile all'università per non perdermi nulla qualora dovessi iniziare in orario, perché non è che è detto che inizia prima o dopo. Casa mia è molto vicino all'università, per fortuna ho questo grande vantaggio che sono circa 10 minuti a piedi ad andare e 10 minuti a tornare. Ma se ho un'ora di pausa, già 20 minuti l'ho investiti di tempo per andare, capite che arrivo, cucino, mangio e riscappo all'università. È un po' un problema, diventa un po' stressante, anche perché devi far conciliare tutto. Ma va bene, ce ne faremo una ragione anche di questo. Ormai ci sono anche abbastanza abituato a questa cosa qua, perché la faccio da 6 anni. Bisogna un attimo organizzarsi in tutte le cose. Sono molto organizzato, per fortuna. Molti di voi potranno domandarmi: ah, perché non ti porti qualcosa da mangiare all'università? Se ho la necessità di pulire spuntini, lo faccio. Ma uno spuntino è una cosa, diciamo, che difficilmente si rovina. Se io mi devo mangiare la mia bella fettina di carne, me la preferisco cucinare subito al momento e mangiarmela bella calda sulla piastra. Preferisco investire questi 10 minuti di camminata, che consumo anche qualche caloria in più, piuttosto che mangiarmi una fettina di carne cucinata al mattino e vecchia. Poi, per carità, se ci sono forse necessità e virtù maggiori, allora ci si adegua. Ci arrivo in classe e mi dicono che non c'è lezione. Ma dove abbiamo lezione piuttosto prima? Cristina, dove abbiamo lezione? Giorgio, ma dove abbiamo lezione? Guarda che nessuno me lo dice. Vabbè, non saprò dove è la mia lezione. Dove? Al Cesa. Ma che dici? Eccoci qua a lezione nell'aula magna del pranzo. Questo mio era un principio economico che è sacrosanto, che è la massimizzazione. Niente, abbiamo finito anche un po' in anticipo. Guarda che scemo mi deve fare. Guarda, tanto sei uscito, ah. Mi è venito, adesso dobbiamo fare cambio aula. E Giuseppe e Maria ci involontariamente uscito nel video. Mo si taglierà. Adesso sto andando a fare lezione di non so che cosa. Mi lanciano le cose e mi devono disturbare sempre questi amici del cavolo. Si capisce di quanto è interessante una lezione da quando sono i cellulari messi in carica. Tre, e poi ce ne sono un altro bordello là sopra. E beh, dovete notare che tutti gli studenti sono a lezione. Tutti fuori a fare cazzeggio. A fare cazzeggio. Cazzeggio. Guarda quando sei buono. Ragazzi, scrivete nei commenti Zazza, Zazza è disponibile. Guardate l'ordine che buono. Giorgio Sodero, free. No? Ehi, Giorgio. Ecco, tutto a me succedono le sfighe. Mi è appena uscita una lente a contatto e non ho il cambio. Mo vedo, con un occhio vedo e con l'altro non vedo. Anzi, in realtà con questo non vedo e con questo vedo. Quindi ho la scusa per andarmene a casa prima. Proprio questa lezione non è il massimo. Già, come devo fare senza lente a contatto, mo? Con occhiali. Con un occhio, così. Mo, io vorrei capire come cavolo faccio. Mi manca un occhio, non posso seguire la lezione. Ho la scusa per andarmene a casa. Il petto e il canale anale. Da un punto di vista chirurgico ha fondamentale importanza la suddivisione del petto, sia dal punto di vista anatomico. Bravissimo cardiologo, un bravissimo chirurgo, un bravissimo uomo. Ma se poi dopo tu col male non ci parli, non è gratificato nemmeno il tuo lavoro. Per dare una corretta indicazione. E poi, cosa che diciamo riguarda un po' anche questi altri due aspetti, è la capacità di parlare con le persone. Mi ho appena finito la lezione di chirurgia, molto interessante. Tumore del colon retto, trattamento ovviamente chirurgico e tutto il resto. In tutto ciò io ho visto la lezione con un occhio solo, cioè mi ho fatto la lezione così, che secondo me il professore mi ha preso per scemo. Ma va bene, vado a casa che sto morendo di fame e devo fare il mio spuntino. Finalmente a casa, mi tolgo la lente a contatto residua, mi preparo lo spuntino. Poi metto a posto. No, guardate qua che è successo. Sicuramente, siccome ho riempito la bottiglia, le casse d'acqua le ho messe a cavolo in macchina, questa bottiglia è scoppiata. Assurdo. Ma mi sto aprendo un caffettino anche se sono le 6, perché pomeriggio poi non sono riuscito a prenderlo con i miei colleghi tra una cosa e l'altra. C'ho un sonno assurdo. In più devo mettere un po' a posto a casa, iniziare a preparare alcune cose. Quindi devo essere un po' sveglio, quindi caffè è l'arma vincente. Tutto ciò ho dei colleghi di cavolo, perché io voglio andare al cinema e tutti hanno qualcosa da fare. Quando vogliono fare loro qualcosa si lamentano poi che io non c'è. Ed è giusto a giustizia. Ho portato la macchina al lavaggio perché è una settimana che dico devo lavare la macchina, devo lavare la macchina, devo lavare la macchina. E l'ho portato a lavare, finalmente l'ho portato a lavare. Solo che ora sono indeciso che fare, se tornare a casa che abito due passi, oppure stare qua a camminare per mezz'ora. Magari mi metto qua e aspetto, imparo di qualcosa. Solo che non so quanto sta scendo lungo questo video e quindi non saprei. Magari facciamo un sondaggio rapido su Instagram e vediamo che mi rispondete. E comunque io attendo qua senza fare un cavolo, mezz'ora buttata, potevo montare il video. Un altro ragazzo mi ha chiesto di raccontarvi un po' del mio primo giorno di università. Magari ve ne parlerò nel video di domani, perché sarebbe troppo lungo parlare in un video così. Però penso che domani il video giusto è quello di domani, che vorrei fare una cosa fatta bene e raccontarmi un po' quelle mie emozioni, da quello che mi ricordo, perché sono vecchio, lo sapete ormai, sono passati 6 anni. La mia
piccoli nell'ancora, devono finire di lavare. Uffa, me l'ha lavata la macchina. Ah, che bella la mia piccolina pulita puletta, guardate che bella. Ah, che bella profumata. Mi piace l'odore di macchina appena lavata. E poi era troppo sporca, assurdo. E alla fine, è alle 8 di sera, mi metto a smontare la lavatrice che ho fatto ieri sera. Mamma mia. Guardate che mangio stasera. No, queste sono le cose. Ma lei, la mozzarella di bufala. Spettacolo. Avrei voluto giocare un po' alla PlayStation per completare il mio mondiale di Formula 1, ma ho deciso di guardarmi una puntata di Orphan Black, una serie veramente molto molto bella che è iniziata da poco su Netflix. Mi sta piacendo tanto e mi posso fare finalmente una serata Peppe, che da tantissimo non facevo, visto che tra studio, cose varie, non avevo tempo. Io adesso, ragazzi, mi guardo una puntata perché poi mi addormenterò come al solito mio mentre guardo la TV. Come sempre vi invito a lasciare un bel like, un commento qua sotto facendomi sapere cosa ne pensate di questo video. Iscrivetevi al canale per seguire tutte le mie nuove avventure con questi daily vlog che sto facendo dell'università cazzi e mazzi. E non lo so, seguitemi su tutti i social. Ci vediamo, ragazzi, buonanotte.